Ciao raga, questa è la mia armatura ibrida, insieme alla spada Night and Flame, al Rift Shield che uso raramente, al Golden Order Seal, tutti a più 10, ho le vesti da nobile, i bracciali di Godskin e i gambali di Hoslow. I talismani, insieme ad altre skill, mi permettono di recuperare gli HP perché ricordiamoci che stiamo usando una maga. Ho il talismano del silenzio, essenziale per questa build, un altro talismano che recupera HP quando andiamo in deficit e questo potenziamento per gli incantesimi. Parlando di fiaschetta di Wondrous, utilizzo sia la Crimson che la Opal in Bubble Tear, che vi farò vedere a breve. E come evocazione, rimanendo in tema nobiliare, i 5 nobili. Le ceneri dei cinque nobili. Il secondo menu mi permette, oltre che di evocarli, anche di usare la cavalcatura e la fiaschetta Wondrous. Suggerisco invece di tenere nel menu da combattimento le cose più essenziali: ho il Flame Granting Strength e il Lightning Spear, perché dobbiamo essere piuttosto lesti. Quando combattiamo, non dobbiamo pensare al menu, altrimenti siamo fuori. Diamo priorità alla nostra spada e quando ci allontaniamo, magari una saetta può essere più che sufficiente. Abbiamo una media di danno di 2000 con la spada e più di 500 con il Lightning Spear. Come vedete, il core è il recupero degli HP, mentre la sfera esterna ci para da dei colpi importanti, ok?